Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Motor Town Behind the Wheel, un gioco in Early Access in uscita il 17 di dicembre. Non so ancora, diciamo, il prezzo esatto, perché il gioco deve ancora uscire. L'ho provicchiato un attimo e al momento il gioco non è in italiano. In realtà sì, ma non dovrebbe essere tradotto, perché credo sia tradotto solo qualche termine. Infatti vedo già delle cose che non mi piacciono, tipo meccaniche, quindi torniamo indietro, lo rimettiamo in inglese. Che cosa succede in questo gioco? Beh, vedete questa enorme, diciamo, leaderboard. In sintesi, voi potete intraprendere varie attività, sia in single player che in multiplayer e in cooperativa, e che vanno dal guidare semplicemente, fare esperienza di taxi, bus, trasporto merci o gare. Quindi potete andare cliccando su Race, andare a fare delle gare con amici o permettere alla gente di unirsi, insomma, oppure andare a fare un time attack o unirvi appunto a un'altra partita oppure iniziare una partita. Avete solo la mappa dell'isola all'inizio. Si possono mettere minuti per il ciclo giorno-notte e la possibilità di far unire tutti, solo amici o nessuno. In questo caso giochiamo da Forever Alone. Iniziamola, perché io l'ho provato pochissimo, vi dico la verità. Anzi, tra l'altro, facciamo così. Come inizia una partita già iniziata, la cominciamo creando un nuovo giocatore. Quindi, Charter. Questo io non ho ben capito, ma non me lo fa eliminare. Ah, you cannot delete. Ok, facciamo allora indie gameplay, che non me lo lascia completare. Facciamo un fisico, io l'ho fatto un po' stile burbero, però select, edit, possiamo editare, vedete, questo un po', facciamolo così, dai, mi piace così. Ok, select. E cominciamo. Via. Iniziamo e praticamente ci ritroviamo all'inizio, dove ci viene data una nuova questa. Questa bellissima blu muscle car chiamata Stinger è tua. Vai e... va bene. Vai e guida, insomma. E salici a bordo col tasto X. Puoi dare un passaggio a un autostoppista, trovalo sulla strada, selezionandolo come destinazione, sì. Quello che potremmo fare, vedete, intanto lui ci ha dato una destinazione, e la destinazione è qui, ma al tempo stesso possiamo andare, vabbè, questa tecnicamente dovrebbe essere tipo casa nostra, infatti con Z possiamo uscire, credo si possa anche usare la casa, quindi entrarci e poi andare appunto a dormire, far passare il giorno qua. Il bagno, cioè proprio un monolocale, qua parcheggiare le auto, ma possiamo andare anche, volete, per c'è la visuale anche interna o la visuale così, poi c'è la possibilità con la visuale interna di attivare o meno i virtual mirror, quindi ci fa vedere gli specchietti che comunque funzionano. Ci sono due parametri da tenere d'occhio, che sono la temperatura del motore, quindi dell'acqua, e il carburante, ma intanto teniamo questa visuale che va benissimo. Si può andare poi vagando per la città a prendere, a fare benzina ovviamente, perché c'è anche appunto la benzina, ma si può andare anche ad affittare altri mezzi di trasporto, che vanno dal camion e vanno il taxi, insomma si fanno dei lavori per guadagnare dei soldi e poi poter andare a appunto fare e guadagnare 4 soldi. Tra l'altro adesso voglio fare una cosa, che è molto bello anche il traffico che si trova, poi ci vedete che ci sono, c'è la possibilità di mettere freccia a sinistra, freccia a destra e poi le 4 frecce. L'autopilot è niente po' di meno che il cruise control. Intanto vedete che possiamo andare a parlare anche a sto tizio e con X possiamo dirgli dov'è il magazzino, dov'è il taxi office, dov'è il dealer shop, dov'è il tuning, scritto sbagliato, per potenziare. Abbiamo anche questi oggetti che sono la torcia e quest'altro che non so, ah sì, sono dei lacci per assicurare il cargo. Ma quello che facciamo ora è la cosa più semplice che ci consiglia il gioco, quella di andare a prendere un autostoppista seguendo il radar in basso. Io non amo le muscle car, però
questa c'è. Quindi andando qui vedete che si può andare a fare X e dargli un passaggio e lo accettiamo subito. Porta alla destinazione. Ok. Quello che avevo fatto all'inizio era prendere il andare a prendere un camion e avevo caricato proprio una serie di casse di frutta e trasportarle, però era una missione un po' forse troppo complicata per cominciare. Il gioco, ricordo, è in early access, ma ha già comunque una mappa da 8 km per 8, come vedete qui, quindi bella grande, e ha un bel sistema di fisica, perché se finite fuori nell'erba è un bel casino tornarci dentro, soprattutto con un camion bello pesante, bello carico. Gli sviluppatori mi sono sembrati anche abbastanza simpatici e sarcastici sul fatto che dice: siete stufi di Forza Horizon che vi sprema la GPU, giocate a questo che ha un motore grafico. Poi è continuamente pieno di messaggi da internet. In pratica in basso vedete anche i record che fanno gli altri giocatori. Al momento abbiamo fatto una velocità record di 103 miglia orari o chilometri orari. E intanto vedete il traffico è realistico, si trovano che bei mezzi in giro, e bisogna fare attenzione. Adesso non so se ci sarà un bel sistema di multe o meno, ma mamma mia, devo imparare a guidare. Le frecce non le uso al momento, tanto non credo mi diano la multa già adesso. Comunque andiamo verso la destinazione. Non potete tirare sotto la gente, perché la gente ci è passata attraverso, perché sennò diventerebbe Carmageddon e cambierebbe anche tutto il target di pubblico a cui è destinato, ma ci sta. Il prezzo che potrei dare a questo gioco, da quello che ho visto, è, se lo portano avanti bene come inizio, penso un prezzo giusto, 9,99, 14,99. Non valutatelo come una bocciatura, anzi, perché comunque mi ha stupito. Portiamo sto tizio. Mi sembra di giocare un po' a My Summer Car col cugino, leggendo Hitchhike. Mi viene in mente proprio il noi che lo facciamo a nostro cugino. Quindi, va bene. L'impatto con le altre persone ci sono, e vedete che intanto sta salendo anche la temperatura del motore, ma giustamente, perché comunque limite 70 qua, quindi mi sa che qua potrebbero anche multarci qualora incontrassimo la polizia, perché dovrebbe esserci anche la polizia, cioè perlomeno visto i mezzi, che poi sia guidabile non lo so. Mi scuso sempre per quel disturbo audio che sentite ogni tanto del microfono, ma non ho proprio idea da che cosa sia dovuto. Vediamo un po', ma non vedo dove sono. Ah, abbiamo ancora un bel po' di strada da fare. Vabbè, intanto vediamo. Intanto vedete in alto a sinistra i soldi, che sono zero, ma soprattutto anche l'esperienza che stiamo accumulando semplicemente guidando, perché qua stiamo facendo salire solo l'esperienza di guida. Non possiamo fare benzina né nulla, quindi dobbiamo per forza andare a fare i primi lavori. Anche la varietà, l'ambulanza, c'è la betoniera, cioè sono tutti fatti bene, per quanto sia una grafica abbastanza low poly, come la definirebbe Ocean Caster. Se lascio, lascio giù anche i segni sull'asfalto delle gomme. Comunque limite 70 lo superiamo brillantemente. Il gioco ha supporto mouse e tastiera, non so se al volante, so che ha un supporto parziale ai controller, quindi non dovrebbe essere Lamborghini, non dovrebbe essere ottimizzato per i controller, però dovrebbe funzionare. Intanto stiamo, la macchina beve abbastanza, e intanto vedete anche il contachilometri, che ci dice che stiamo arrivando verso i 6 km di vita di questa macchina. L'ape la superiamo. Più che un'ape è un carretto 4 ruote. Sono curioso di vedere anche il ciclo giorno notte. Come si imbarca. Però stiamo arrivando, dai, vedremo là che cosa dovremo fare dopo. Intanto si sente proprio quando andate sull'erba, quindi sarà carino da vedere anche il discorso delle gare. La polizia, però intanto noi dobbiamo andare da portare a casa il tizio, quindi vediamo quanto ci paga e vediamo che cosa dobbiamo fare dopo. Thank you very much.
Poi chiama Vehicle Dive Mod Q. Ok, Comfort Mode per una guida rilassante. Ok, Sport Mode for Racing, Drift Mode per... Ah, ok, poi anche... Ok, bene. Abbiamo guadagnato un po' di esperienza, grazie per il ride. Vediamo un po' se con la Q... Drive Pickup Truck. Find a Pickup Truck and Drive It. Ah, vedete qua? Mi fa lo sport per la gara. Qua il drift. Ah, sgasa molto. E qua la comfort, che è quella che già usavamo. Provo questa invece, la modalità sport. Che magari ci porta la macchina a velocità folli. Vado in comfort. Potremmo mettere anche il cruise control, ma non è proprio il massimo. Comunque, in giro per la mappa poi trovate anche i vari tizi che hanno bisogno di un passaggio e altro. Tanto... siamo arrivati a Oedo. Possiamo parcheggiare la macchina. Exit vehicle. Spero di non averla lasciata accesa. Fatemi vedere un po' i tasti. Drive. Take panel. Control panel. Ok. Ah, vehicle info. Ci dà il tipo di trasmissione. I cavalli. Figo. Roadside service. Refueling. Ah, ok. Portala più vicino. Niente, dai, usciamo. Z. E prendiamoci il camioncino. No, il pick up. Il pick up. Interaction. Drive. Non ho ben capito se è nostro. Comunque, trova il magazzino e porta il cargo. Beh, prendiamo la missione di trasporto, così vediamo subito dove dobbiamo andare. Carichiamo il cargo, appunto. Quindi andiamo qui. Premiamo. Intanto non ci ha dato un soldo il tizio. Va bene. Carichiamo quello che paga di più, un pallet. No, non ci sta. Questo ci sta, dai. Ci paga 411 e lo accettiamo. Load. Deliver to destination, ok. Musica molto relax. Aspettate, voglio fare una prova. Voglio vedere se riesco a legare il cargo. Ok, strap cargo. Ok, figo. Ok, torniamo. No, no, basta, basta. Andiamo, così il cargo non balla. Andiamo, consegniamolo. Mamma mia, pende da un lato perché è appoggiato tutto da un lato, quindi... Salve, no, non le do un passaggio. Vediamo quanto è lontano. Ok, il viaggio sarà molto lungo. C'è anche la stazione di polizia sulla mappa, la vedete qua in basso. Scusate, qui. Niente, proviamo ad andare e ci ritroviamo quando siamo direttamente là, così almeno vi evito il viaggio e andiamo semplicemente ad analizzare un pochino com'è la consegna e i primi soldi che facciamo. Ci ritroviamo tra poco. Era troppo bello per non farvelo vedere, però insomma è arrivata molto piuttosto velocemente la notte. E abbiamo messo il cruise control, quindi le luci si sono accese in automatico ed è molto carina, molto bella l'atmosfera notturna qui. Oh, che cacchio, spero di non capovolgermi. Ok, col cruise control, con page up, page down, potete andare a scegliere la velocità. È impostata a 83, adesso no, la metto a 70, perché il limite è 70, anche se qua 110, quindi potremmo anche esagerare. Ma sapete che è veramente sorprendente, perché comunque per quanto sia semplice, mi sembra anche piuttosto ottimizzato bene, per quanto i sistemi di controllo siano arcade, ma la fisica c'è effettivamente. Anche guardate le luci che arrivano. Poi appena sono partito, non si è visto, ma c'era un magazzino con proprio le pedane di carico per i camion col cassone, quelli grandi, quindi probabilmente si potrà consegnare anche roba grossa. La visuale interna è bellissima comunque, che ci dà un po' quello che... Quando ero finito fuori strada mi era entrato l'antislittamento, infatti si vedeva l'icona che vedete sopra il tachimetro,
mi sembra di essere che ci sia l'antislittamento, il freno di parcheggio e poi gli altri allarmi di surriscaldamento e riserva di carburante. Al momento stiamo andando anche abbastanza tranquilli, abbiamo superato praticamente tutta la mappa per la sua larghezza, stiamo arrivando, beh, al momento sempre 110, poi appena entreremo probabilmente in città diminuirà, c'è anche la polizia che ci tiene d'occhio. In alto invece c'è la versione di gioco con la 0.5 e i 60 frame per secondo, mentre invece abbiamo anche la quantità di dati che stiamo scambiando, ma non giocando online la quantità di dati è 0. Bisogna fare attenzione all'angolino che c'è il gradino. Qua sono rientrato in controllo manuale, vedete si possono guidare anche i pullman, vedete proprio anche c'è il carro attrezzi. Dai, un paio di chilometri, dai, ci arriviamo. Attivo col 5 il Cruiser, che aumento, cioè che diminuisco a 70, perché ormai siamo in strada urbana, extraurbana diciamo, ma non più la strada principale, l'autostrada, si vede anche dalla mappa perché è una strada più piccolina. Di autostrade ce ne sono due, tre dorsali, più o meno. Proprio bello. Più bello, e vedete in alto a destra invece il carico che è 1 e soprattutto la quantità di giocatori, perché se voi aveste un amico e ci giocaste insieme lui sarebbe seduto lì con voi a farvi a godersi il viaggio, insomma. Intanto ho fatto, mentre eravamo in viaggio, il livello 2 come pilota, non so poi i livelli effettivamente che cosa servono, però tutto in mano agli sviluppatori che se porteranno avanti questo gioco potrebbe essere divertente. Non sarà il gioco della vita, ma un mix di, che so, possiamo dire SnowRunner, Euro Truck Simulator, Forza Horizon per quanto riguarda le corse, cioè un mix e da quello che da un indie mi aspetto. Anche il fatto comunque delle frecce, vedete? Dovremmo passare anche la polizia, l'abbiamo passata adesso, era quella lì la caserma. Non so in polizia cosa si faccia, però al momento non ci hanno ancora multato, quindi dovrei diminuire forse un pelo la velocità. 200 metri dai, 200 metri andiamo a consegnare. Di là sembra esserci un'auto rimessa e un'auto turning, quindi adesso andiamo a dare un'occhiata anche alle auto, vedete che ci sono. Ah, eccole lì, 80.000. C'è anche il Ferrarino, piccola, la 90.000 al carro attrezzi, quindi ci dovrebbe sbloccare anche altri lavori. Comunque, andiamo a consegnare. Metto la retro. Non va in retro in automatico, ma dovete prima stopparvi. Vedete, io adesso mi fermo e poi riaccelero, perché sennò non me lo prende. Vedete se... Ok, X, ok, drive trophy taxi, trova un trofeo taxi e guidalo, segna la destinazione, puoi prendere esperienza di guida guidando ogni veicolo. Devo andare dove? Devo andare di là, X, no scusate, scendo, no non voglio, scendo. Dov'è il drive? Perché poi si può tirare anche il carretto, poi teletrasportarti a tua casa premendo M e premendo la casa. Ah, la nostra casa è lì davanti. Siamo un po' loschi come aspetto, però vabbè. Dai, trofei taxi, è qua vicino. Allora, lì c'è il car tuning, ma a sto punto ce ne andiamo a vedere, perché voglio capire se questi mezzi li posso guidare tutti o meno, ma penso di sì, perché lo guido. Ah no, richiede livello 5. Figo. Voglio vedere se posso guidare questo, vediamo. Se vado dentro nel car tuning, ecco. X. Posso ripararla, cambiare l'auto, colorarla, le parti. Ah, hai bisogno di possedere il veicolo. Intanto ci hanno pagato la merce, 280 cose. Allora, no. Riparto. Col tasto 4 si accendono e si spengono i fari. E se la spengo? Vabbè. Voglio vedere una cosa adesso. Vabbè, casa nostra è lì. Ma non mi ricordo dove ho lasciato l'altra auto. Comunque, devo andare a prendere il taxi, che è qua. Però quindi l'auto non è ufficialmente nostra.
Find taxi passenger. Ok, e qua si va a prendere il... Ops. Oh, mamma mia, che luce che ho davanti. Ah, lì si può fare altro. Lì si fa benzina. Ci sta facendo fare un po' tutte le esperienze di gioco. Ma volevo vedere una cosa. Volevo vedere la vendita delle auto e la polizia. Scusi, perdoni. Sì, perché... Quello è un taxi, un cliente. Allora, quella lì è il car tuning, questo è... E quello è il venditore di auto, quindi... Voglio vedere che cosa si può... Ah, si può vendere l'auto, ma l'auto non è mia, quindi... Credo di non poterla vendere perché non è mia. Adesso andiamo a vedere anche la polizia. Se è il veicolo. Hai bisogno di possedere il veicolo. Ok, quindi praticamente possiamo prendere in prestito i veicoli per fare missioni. Non so quanto li pagheremo. Credo che non si paghino. Però. Adesso. Facciamo una prova. Mamma mia, ho toccato dentro. Sto andando giusto? Sì, voglio vedere la polizia come funziona. Infatti, come vi dicevo qua, con i vari tizi non succede niente, li passate attraverso. Quello è un camion. Chiaro. Però, magari un domani lo si potrà guidare. Però è carina anche il fatto di avere un proprio taxi. Anche la luce che fa dietro sull'asfalto è molto bella. E onestamente non so dove sia... Ok, sì, lo è in basso sotto la mappa, sono tre di notte. Vediamo un attimo cosa succede qui alla polizia. Così magari scopriamo qualcosa di nuovo. Si può andare qui. X. No, non so cosa si faccia qui in polizia. Se io scendo posso andare qui? Sì, spawn police vehicle. Police interceptor. Richiede livello di guida 2. Ma io sono a livello di guida 2. Vabbè. Ah no, livello di pilota. Ok, usciamo e vediamo un attimo come funziona il discorso delle gare. Perché race, town circuit, guidiamo con la Stinger perché abbiamo solo quella, un giro. Ai driver, sì, permettiamo alla gente di unirsi, ma credo non ci sia moltissima gente. E vediamo come funziona, perché qua farò livelli da pilota. E per guidare la macchina della polizia ho bisogno del livello 2, quindi iniziamo questa gara. Mamma mia, se è scomoda la guida, perché la IA è molto importante vedere come si comporta qui, ma direi che si comporta relativamente bene, accendiamo le luci, ancora, mettiamo anche gli abbaglianti. Sì, gara un po' così banale tra i vicoli, ma abbiamo vinto. Abbiamo fatto... Ah sì, abbiamo iniziato a fare un po' di esperienza, carina come cosa. Ma non era finita, non è un giro solo? Laps 2 di 1, questo cos'è, il giro d'onore? No, abbiamo finito. Non dovrebbe più salire. Stop, scendi. Ah, li possiamo fermare così? No, dai, direi che... Exit. E ci tiene, diciamo, una cosa sola, cioè una carriera sola col personaggio che abbiamo selezionato con i nostri soldi e così via. Carina come cosa. Qua abbiamo bus experience, abbiamo track experience, un sacco di cose da fare. Questo è Motor Town Behind the Wheel. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Qua vedete tutti i giocatori, tutte le migliaia di chilometri che hanno fatto. Noi non ci siamo in nessuno di queste statistiche, però magari chissà un domani ci entreremo. Fatemi sapere, come vi dicevo, qua sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.